ha conosciuto Noemi perché l'ha chiamata quando ha visto la sua foto in un book fotografico che Emilio Fede aveva dimenticato sul tavolo di Palazzo Grazioli. Emilio Fede arrotonda i magri stipendi di direttore del TG4, procacciando book fotografici e dimenticandoli sul tavolo di Berlusconi. Gino ricorda che ogni tanto, a tarda sera, mentre lui stava con quella che pensava essere la propria fidanzata, in realtà era già una multiproprietà, arrivavano telefonate di Berlusconi che parlava sempre del suo viso angelico. Nel book, se ci fate caso, la prima cosa che si nota della ragazza è il viso angelico, e a volte telefonavano Berlusconi e Emilio Fede insieme, se la passavano, no? Proprio, pensate, questi due sporcaccioni, no? Che alla sera chiamano una minorenne che sta studiando o sta col suo fidanzato. Uno è il nostro presidente del consiglio, l'altro è il direttore di un telegiornale, no? Tanto perché abbiamo sempre presenti i personaggi che sono e che cosa fanno e che cosa gli lasciamo fare. Dopodiché, dice, a un certo punto non è stata più lei, dopo che ha passato 10 giorni a Villa Certosa con una sua amica, anch'essa minorenne. E io tutte le volte che le telefonavo non mi ha mai risposto in tutti i 10 giorni, perché la sua amica mi diceva sempre: no, la Noemi è di là, chissà che cosa stava facendo di là, probabilmente il solito karaoke. Però stavolta senza i genitori, perché a Villa Certosa i genitori, essendo maggiorenni, non li fanno entrare. A parte Topolane, che per il resto non entrano, ma è a vicenda, non entrano maggiorenni a Villa Certosa. A questo punto Berlusconi dice: è già che è sbadato, me l'ero dimenticato, l'ho avuta a Capodanno per 10 giorni senza i genitori. Però l'ha detto quello che ha fatto la rapina del telefonino, quindi non vale, no? Anche se Berlusconi lo conferma. Nel frattempo saltano fuori pure le foto della festa data da Palazzo Chigi per le grandi firme del Made in Italy. Tutti i più grandi stilisti della moda invitati a Villa Madama a spese del governo. Berlusconi arriva accompagnato dalla Noemi. E tutti dicono: chi è questa qua? Sarà la badante, sarà quella che gli cambia il pannolone. Lui dice: no, questa è figlia di miei amici napoletani che sta facendo uno stage a Roma. Quindi dal karaoke siamo passati allo stage. Genitori anche lì niente, ma l'avvocato Ghedini spiega, e poi lo spiega anche Elio, l'amico Elio, in un'intervista a Chi, giornale di Berlusconi. Dice: sì, la accompagnai a Roma perché ci tenevo tanto io a conoscere questi stilisti, ma all'ultimo momento non sono andato alla festa e mi sono fermato a Palazzo Grazioli a guardare una partita col maggiordomo di Berlusconi. Quindi uno prende da Napoli, no? Perché ci tiene a conoscere gli stilisti. Berlusconi invita lui e la figlia alla cena con gli stilisti a Palazzo Madama, a Villa Madama. Poi all'ultimo momento dice: ma no, cosa ci vado a fare io alla cena con gli stilisti, col presidente del consiglio e con mia figlia? Vuoi mettermi? Guardo una partita col maggiordomo di Berlusconi a Palazzo, che poi è Bondi, fra l'altro, no? Che pensate alla tristezza, che non capisce una mazza di calcio, fra l'altro. Tutte versioni che stanno molto in piedi, come è noto, tutti ci credono ovviamente. La tragedia è che in Italia i sordomuti fanno sì con la testa, Bruno Vespa fa sì con la testa, tutto chiaro, tutto chiarito. Purtroppo lui le stesse cose le va a dire alla CNN e a France 2, e lì si scatena il putiferio, perché lui dice anche sempre, dato che è abituato all'Italia: sfido chiunque a dimostrare il contrario di quello che io appena, che è la cosa più facile del mondo dimostrare il contrario di quello che dice lui, soprattutto perché non c'è nemmeno bisogno di prove, basta semplicemente mettere in fila quello che ha detto lui, quello che ha detto Noemi, quello che ha detto il padre, quello che ha detto il fidanzatino, e non c'è una cosa che stia insieme con l'altra. Il padre alla fine è costretto a dare la quarta intervista a Chi. Voi sapete che su Chi sono state fatte anche delle foto con un finto fidanzato, che in realtà è un fidanzato di riporto, cioè un fidanzato di professione,
è un corteggiatore della De Filippi, è uno che fa il fidanzato di mestiere proprio, no? Gli scelgono la ragazza, lui fa il fidanzato. Quindi ci sono dei messaggi della Noemi su Facebook dove dice: quello lì non mi piace, adesso lo mollo, però devo aspettare le elezioni, no? Sa cosa c'entra un fidanzamento con le elezioni? Quindi è tutto completamente finto, è un set cinematografico costruito ad arte per nascondere la realtà. Il povero Elio alla fine dà la quarta intervista a Chi, dove dice: Berlusconi l'ho conosciuto ai tempi del vecchio Partito Socialista nel 2001, non gli hanno neanche spiegato che nel 2001 il Partito Socialista non c'era più, essendosi estinto nel 1993, nel 2001 non c'era manco più Craxi, che era morto nel frattempo dopo 8 anni di latitanza. Quindi nel 2001 Berlusconi e Letizia non possono essersi conosciuti ai tempi del vecchio Partito Socialista. La domanda è: quando cavolo si sono conosciuti? Berlusconi tenta un recupero in estremis, dice: l'ho conosciuto più di 10 anni fa, ma più di 10 anni fa, e poi aggiunge: quando vidi la figlia per la prima volta a una sfilata di moda. Ora, più di 10 anni fa vuol dire 1997-98, giusto? Quanti anni aveva la Noemi nel 97? 11 anni meno che 18, quindi 7 anni. Può una bambina di 7 anni fare delle sfilate di moda che interessino Berlusconi? Vero che è precoce, ma insomma, forse stava alle sfilate di Pitti Bimbo a 7 anni. Allora la domanda è: cosa ci fa Berlusconi alle sfilate di Pitti Bimbo? Vero che per le dimensioni potrebbe scegliersi un paio di pantaloni, ma voglio dire, a parte quello, è incredibile anche quest'ultima versione. E la domanda è sempre: ma perché non può dire la verità su questa storia? E perché Elio Letizia ha il suo numero di telefono? E perché Elio Letizia lo costringe a umiliarsi, a partecipare a una festa in quel posto, con quella gente, a fotografarsi e gli sbatte le foto sui giornali, come dire: tu appartieni a me? E com'è possibile che questo Presidente del Consiglio sia ricattato o ricattabile addirittura da un messo comunale? Questo è il problema fondamentale di tutta questa storia. A nessuno interessa quello che fanno le persone nel loro privato, nel letto, nelle alcove, facciano quello che vogliono. Oddio, evitino però di fare il family day e di andare a leccare la mano e la pantofola del Papa, perché insomma una delle due cose, no? Ma il problema non è quello che fanno, il problema fondamentale, oltre all'abuso del potere, perché se non fossi il Presidente del Consiglio, quando chiami una minorenne avendo visto una sua foto su un book, la minorenne ti denuncia per molestie telefoniche, anzi per stalking, come lo chiama la Carfagna che ha appena istituito il reato. È la stessa cosa che hanno fatto Fede e Berlusconi, lo stalking, soltanto che c'è l'abuso di potere, perché quello è il capo del governo, e se la ragazza vuole sopravvivere qualche anno è evidente che deve rinunciare a denunciarla. Chiunque di voi ci provasse verrebbe denunciato all'istante. Ci indovina chi sono? Perché così avveniva nelle telefonate. Lei all'inizio non sapeva neanche con chi stava parlando, mentre gli sporcaccioni già le facevano i complimenti per il suo viso angelico. Immaginate se l'ha fatto stavolta e l'hanno beccato stavolta, quante altre volte lo fa? Immaginate quante altre ragazze ce l'hanno in pugno, quante altre famiglie di ragazze ce l'hanno in pugno, quante altri fidanzati di ragazze ce lo hanno in pugno, quante migliaia di persone hanno in pugno il nostro Presidente del Consiglio, quanti hanno il suo cellulare e gli dicono: o vieni a Casoria o vieni a Casoria, perché se no io parlo. Questo è il problema. Può uno così governare un paese liberamente, facendo gli interessi di tutti, quando deve occuparsi dalla mattina alla sera di tappare la bocca a questo e a quello, perché se parlano lui è rovinato? La storia che è venuta fuori stamattina, che fa il paio con quelle della Sardegna, ancora una volta ci restituisce l'immagine di un Presidente del Consiglio ricattato o ricattabile. E guardate che non conta niente
Non conta più nulla se le ragazze dicono la verità o si inventano le cose. Perché quando tu ti metti in quella situazione, sei ricattabile tanto da chi si inventa le cose,